Ciao ragazzi, come potete vedere oggi vi andiamo a presentare il Magic Trackpad, presentato qualche tempo fa da Apple, che adesso, dato comunque l'uscita delle nuove applicazioni con il Mac App Store, sicuramente, rappresenta un accessorio molto utile. Andiamo quindi ad aprirlo insieme e vediamo cosa, abbiamo all'interno. L'ho appena acquistato, quindi lo vado ad aprire insieme a voi, ecco qui, come potete vedere, classica chiaramente custodia Apple, scatola Apple, quindi apriamo nel suo sistema ed ecco qui come si presenta al suo interno. Questa è una tavoletta in alluminio, pulsante di accensione qui sulla parte destra e sulla parte invece sinistra. L'alloggiamento per le batterie, o meglio, l'apertura per inserire poi dopo le batterie. All'interno non abbiamo altro che il classico manuale d'uso da parte di Apple, molto striminzito come sempre, e questa è la sua tavoletta. E chiaramente adesso andiamo subito ad agganciare al mio MacBook Pro, così vediamo Eccoci qui come ragazzi, ci funziona. siamo spostati sul MacBook, adesso andiamo a vedere come agganciare il trackpad. Andiamo chiaramente qui, adesso accendo un attimino il mio trackpad e andiamo a fare configura. Come vedete lo ha rilevato subito. Ecco qui, adesso già sto usando il trackpad, come vedete il classico menu per le varie opzioni, e torniamo indietro. Quindi andiamo a fare, come vedete, varie funzioni, apriamo un po' di cose, almeno così possiamo vedere un attimino come questo funzioni. Apriamo anche Twitter, dato che ci siamo. Apriamo anteprima. Ecco qui. Come vedete, due dita ci permette di andare in alto e in basso tranquillamente. Tre dita, anzi, scusate, quattro dita ci attiva il famoso Mela più Tab, quindi la possibilità di scorrere fra le applicazioni. E come vedete, quattro dita in alto e basso attiva l'exposé per tutte le finestre oppure il desktop nel caso in cui andassimo verso l'alto. Come potete vedere, veramente utile, anche perché io ho un vecchio MacBook Pro, quindi non ho le funzionalità aggiuntive che hanno invece i nuovi portatili, quindi con questo sicuramente sopperisco alla mancanza. Certo, è un po' più grande di un mouse, del trackpad comunque nativo, ma che comunque su un Mac fisso daranno sicuramente molte più soddisfazioni. Ecco qui, come vedete, andiamo qui e chiaramente la possibilità poi dopo tutte le varie opzioni che ci verranno date, potremo anche andarle a configurare, come abbiamo visto, all'interno di delle preferenze di sistema, per poi dopo comunque meglio gestire il trackpad. Come vedete, abbiamo le varie impostazioni 2, 3, 4 dita, quindi tranquillamente è veramente una cosa molto, molto interessante, comunque molto bella da usare. All'interno della confezione sono già presenti inserite le due batterie, quindi non abbiamo nemmeno bisogno di andarne a acquistare altre. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima.